quotidiani hanno anticipato l'uscita. Il pubblico ansioso si ferma ed attende alle edicole. La Camera ha detto la sua parola e l'ottavo gabinetto De Gasperi è caduto. Poche ore prima, nel transatlantico di Montecitorio, il nostro obiettivo era riuscito a posarsi un attimo su Saragat e Fanfani. E in Parlamento su De Gasperi, mentre stava parlando. Alla fine del suo discorso l'unico applauso si era levato dal centro. Silenzio invece nei due settori di estrema. Ricominciano le consultazioni, primo De Nicola. Ora il paese attende fiducioso che termini questa incertezza che può giovare soltanto ai nemici dell'ordine.